di Salvatore, e poi la seconda parte sarà invece su ministri, professioni di rango. E per quanto riguarda la prima lezione, se qualcuno non era riuscito ancora ad avere i famosi token che servono per, diciamo, confermare la presenza, ne abbiamo qua alcune della prima lezione. E il sito che l'altra volta era su corsilinux.pol.org, adesso abbiamo stato qua in locale e trovate l'indirizzo lì, bisogna collegarsi alla rete wireless e inserire quella password per collegarsi, e poi l'indirizzo è quello di 1.1.6.8.0.1, e quindi poi i contenuti li trovate lì, più che altro perché mi sembra che erano 6 mega o qualcosa del genere, e dato che quelli del Poli hanno limitato la banda, se poi bisogna stare qua a aspettare minuti per scaricare gli esercizi è un po' una rottura, invece così siamo a posto. Quindi adesso ho il microfono a Salvatore. Iniziamo a parlare di utenti e permessi su Linux. Innanzitutto Unix in generale, Linux in particolare, sono sistemi operativi multiutente, nel senso che possono essere utilizzati contemporaneamente da più utenti. Quindi il sistema operativo implementa una serie di tecniche per consentire a questi utenti di non crearsi problemi a vicenda, volontariamente o involontariamente. Ad ogni utente è associato un account con un nome utente e una password, e ogni utente fa parte di almeno un gruppo, queste le vedremo meglio dopo. Tutti gli utenti sono, diciamo, alla pari, tranne un utente che è l'utente amministratore, che generalmente si chiama root, e lui può scavalcare qualsiasi tipo di limitazione o protezione che è stata messa dagli altri utenti. Per vedere meglio quali sono tutti i vari, diciamo, attributi degli utenti, possiamo vedere e leggere il file di configurazione che si trova in etc/passwd, che è praticamente un elenco di tutti gli utenti e di tutte le informazioni che li riguardano. Questo file è formato su ogni riga di questo file possiamo trovare, ogni riga corrisponde a un utente diverso, e ogni riga è a sua volta divisa in, credo, 8 campi separati da 2 punti. Il primo campo è appunto il nome utente, credo non ci sia bisogno di spiegazioni su quale sia la sua funzione. Il secondo campo invece è la password. Come potete vedere, la password in questo caso è X per tutti gli utenti. Questo perché storicamente questo file conteneva effettivamente le password, infatti si chiama appunto passwd. Però questo file deve essere leggibile da tutti gli utenti del computer, perché le altre informazioni sono utili e servono a tutti. Quindi a un certo punto si sono resi conto che tenere le password su un file leggibile a tutti non era una grande idea. Quindi sono state spostate, e per segnalare questa cosa nel campo password adesso c'è solo una X. Il campo successivo, il terzo, è quello del user identifier, che è semplicemente un numero intero positivo. Root ha come UID sempre 0. Questo è legato strettamente al modo in cui sono implementati tutti i controlli sull'utente a livello del kernel. Questo 0 proprio gli consente di saltare qualsiasi controllo. Come potete notare, gli altri user identifier sono quasi consecutivi, diciamo. Poi però, verso l'utente Paul, terz'ultimo, c'è un salto e si arriva a 1000. Questo perché tra gli utenti normali viene fatta una piccola distinzione. Gli utenti cosiddetti di sistema, che sono quelli con user ID basso, che vengono utilizzati dal sistema operativo per alcune operazioni particolari, per esempio bin e il proprietario di alcuni eseguibili. Mentre gli utenti che hanno UID a partire da 1000 sono gli utenti classici, sono quelli destinati ad essere utilizzati poi dalle persone. Alla fine invece notiamo l'utente nobody, che ha generalmente come UID il numero più alto che può essere assegnato, e viene utilizzato per, si dice in gergo, droppare i privilegi di root. Cioè root è un account, diciamo, pericoloso, perché può fare qualsiasi cosa, quindi bisogna cercarlo di usare il meno possibile. In alcuni casi molti demoni hanno la necessità, quando vengono molti programmi, molti servizi, hanno bisogno di partire come root per svolgere alcune operazioni iniziali, però in seguito questi diritti non gli servono. Quindi possono perdere i loro privilegi e utilizzare un altro utente. Potrebbe essere un utente, per esempio, dedicato a quel tipo di demone, per esempio un utente mail per il server di mail, oppure un utente generico come nobody, che serve appunto per tutti quelli che non hanno un loro utente. Poi troviamo il campo GID, Group Identifier.
Questo è sempre un numero intero simile allo user identifier, che però è associato al gruppo primario. Noi abbiamo detto che gli utenti possono avere almeno un gruppo, ma ne possono avere anche di più. Qui viene indicato solo quello che è il gruppo primario, che è una sorta di gruppo di default, diciamo, quello che viene utilizzato appena l'utente fa il login alla sua shell. Campo successivo ancora si chiama GECOS, come volete, è una cosa praticamente inutile, assolutamente inutile, che è rimasta. Sarebbe destinata a conservare delle informazioni generiche sull'utente o sulla persona che lo usa, per esempio John, nome e cognome, occupazione, eccetera. Però di fatto non serve a molto, quindi non si usa. Il penultimo campo è il campo home, che è quello che indica quella che è la directory home di quell'utente, cioè una sorta, diciamo, per intendersi, una cartella documenti di Windows, una cartella all'interno del quale l'utente può conservare tutti i suoi file per, insomma, per esempio musica o altre cose. L'ultimo invece è la shell. In effetti sarebbe il programma che viene lanciato appena l'utente fa il login, che generalmente è una shell. Nel caso di Paul, per esempio, è la bash, molto comune, o John, ZSH. Però vediamo che sono altri utenti che, per esempio, hanno programmi come Beanfalls. Questo in effetti è un programma che si usa più invece scripting, e la sua unica funzione è quella di terminare immediatamente restituendo un codice di errore. La sua funzione in questo caso è quella di non consentire all'utente di effettuare il login. Per esempio, Bean, essendo un utente di sistema, non dovrebbe essere utilizzato, quindi con questa tecnica si impedisce il suo utilizzo. È molto simile a questo è Svin no login. Fa la stessa cosa, in più stampa video un messaggio di errore che spiega che quell'utente è disabilitato. Altri utenti invece hanno altri comandi al posto della shell, per esempio alt o sin. Questo è una specie di trucchetto, diciamo, che si può usare, in realtà è usato pochissimo, però si incontra. E serve praticamente per consentire di utilizzare, per permettere di usare un comando, per esempio alt, che è il comando che serve per spegnere la macchina, molto velocemente. Se non sei loggato, ti loghi direttamente come alt e automaticamente la macchina si spegne. Vi ho detto prima che le password non sono presenti in questo file, questo perché sono state spostate in un altro file che si chiama shadow. Questo file, anche qui come in passwd, ogni rigo corrisponde a un utente diverso, e il primo campo è appunto sempre il nome utente, il secondo campo è quello della password. Alcuni utenti hanno al posto della password un asterisco oppure un punto esclamativo. Questo significa che la password di quegli utenti è disabilitata. Questo non vuol dire che quegli utenti non possono essere utilizzati, perché ci sono altri metodi di autenticazione che non richiedono l'utilizzo della password. Comunque, questo impedisce di usare la password. Il campo password degli utenti è forse un po' complicato, magari ci torniamo dopo se avanza un po' di tempo, altrimenti perdiamo troppo tempo. Comunque è praticamente un hash della password dell'utente con altra roba dentro. Il campo successivo è quello che contiene la data di modifica della password, che sarebbe il numero di giorni trascorsi dalla Unix Epoch, cioè l'1 gennaio 1970. Questa viene utilizzata da alcuni dei campi successivi come min age, max age e preavviso, che praticamente stabiliscono la data di scadenza della password e altre cose che magari adesso saltiamo. Etc group. Questo è il file all'interno del quale sono contenute l'elenco di tutti i gruppi del sistema, e anche vengono segnalati tutti i gruppi secondari di cui fa parte un certo utente. Per esempio, allora, innanzitutto il primo campo di ogni rigo è il nome del gruppo, appunto, come al solito. Il secondo campo è la password. Questo perché in effetti anche i gruppi possono avere una password, che in realtà non viene usata quasi mai. Comunque c'è. E servirebbe a consentire a un utente che non è stato aggiunto a quel gruppo di utilizzarlo comunque autenticandosi con la password, comunque è una cosa poco usata. Poi c'è il gruppo ID e nell'ultimo campo c'è ovviamente la lista degli utenti che fanno parte di quel gruppo. Anche qui nel campo password c'è una X, perché anche il file group ha il suo file shadow che si chiama gshadow e che conterrebbe le password dei gruppi, che però in questo caso per esempio è vuoto perché nessun gruppo ha una password. La cosa però interessante di questo file, la cosa utile al di là della password,
è che questo file contiene anche un penultimo campo, che è il campo amministratori. Gli amministratori di un gruppo sono gli utenti che, pur non essendo root, hanno la facoltà di aggiungere nuovi membri a quel gruppo. Questo può essere utile perché semplifica la gestione. Adesso vediamo alcuni comandi, diciamo, tipici, comandi utilizzati per gestire questi utenti. A parte user edge serve per aggiungere un utente, così come group edge, user mode, group mode per modificare, user del, group del per eliminarli, passwd e gpassword per gestire le informazioni contenute nel file, nei file shadow, quindi non solo la password ma anche tutto il resto, e altri comandi meno utilizzati comunque qui sono segnalati. Adesso vediamo degli esempi di utilizzo magari. Per aggiungere un nuovo utente normalmente si usa, vabbè, user edge. Ah, c'era una nota prima, ho dimenticato. Su Debian e le distribuzioni derivate ci sono altri due comandi, add user e add group. Sono presenti solo su Debian. Sono molto semplici, molto più facili da utilizzare di questi comandi classici. Quindi se siete su Debian o su Debian derivate, vi conviene utilizzare quei comandi, perché hanno un'interfaccia interattiva che fa direttamente le domande, vi chiede che user ID volete dare, eccetera. Invece i comandi classici, qui abbiamo un esempio con user add. Questo serve ad aggiungere un nuovo utente creando la sua home e popolandola con i file in etcscale. Questa è una cartella sempre di configurazione all'interno della quale voi potete sistemare tutti, per esempio, file di configurazione di default, di shell e altre cose, e ogni volta che voi creerete un nuovo utente con un comando simile a questo, la sua home verrà automaticamente riempita con tutti i file che ci sono dentro. Il comando m, in questo di user add, l'opzione m di user add serve proprio a dire user add di creare la home e di riempirla con i file che trova in schede. L'opzione u, in questo caso, consente di creare un utente che abbia lo stesso nome del un gruppo che abbia lo stesso nome dell'utente che si sta creando. Questa è una pratica molto comune perché consente, per esempio, all'utente Paul, se volesse condividere i propri file o una parte dei propri file con un altro utente, gli basterebbe aggiungere quest'altro utente, per esempio John, al suo gruppo, e quello avrebbe automaticamente accesso ai file su cui Paul imposta i permessi per il gruppo, che vedremo in seguito. Con meno G maiuscolo invece si impostano i gruppi secondari di quell'utente, quindi abbiamo John e Auri in questo caso. Quando passwd serve, in questo caso semplice, per impostare la password dell'utente, utilizzato semplicemente imposta la password dell'utente che la usa. Se si specifica invece il nome dell'utente, questo può farlo solo root, ovviamente, si può cambiare la password di un altro utente. User mode invece è molto comodo per cambiare alcune informazioni relative agli utenti che già esistono. In questo caso vediamo una cosa che può capitare molto spesso: aggiungere un utente a un gruppo già esistente. Si fa con meno A che specifica che si vuole aggiungere un utente e meno G che specifica il gruppo o i gruppi a cui si vuole aggiungere l'utente Paul in questo caso. Con gpasswd invece questo, abbiamo un esempio di come si possono aggiungere degli amministratori ad un gruppo, con meno A seguito dalla lista degli amministratori e poi il nome del gruppo. User del elimina l'utente John, con parametro meno R elimina anche tutta la sua home. Questo però non vuol dire che elimini tutti i file dell'utente John, perché se John ha creato dei file in giro per il file system da qualche altra parte non li elimina. Quindi in quel caso dovremmo andare noi a cercarli magari con un comando tipo un find che già avete visto nella prima lezione. Questo qui dice di cercare nella root tutti i file che hanno come utente Paul oppure come gruppo Paul o quello che vi paragoni. E vi stampa, questo comando vi stampa la lista di tutti i file di quell'utente che poi potete eventualmente decidere di cancellare o meno. Group del invece si usa per cancellare, per eliminare un gruppo, ed è utile se avete creato un gruppo per un utente, contestualmente alla creazione dell'utente, il gruppo dovete eliminarlo poi a parte, bisogna ricordarsi. Cambiamento di identità.
capiterà spesso di utilizzare un utente non privilegiato e di avere a un certo punto bisogno di diventare root o comunque un qualsiasi altro utente. Per fare questo si possono usare, diciamo, quattro comandi. Su, che è il comando storicamente più diffuso, che è utilizzato senza nessun altro parametro, chiede automaticamente la password di root e chiede sempre una password. Quando si decide di cambiare utente bisogna sempre inserire la password di quell'utente. E su do, che invece si usa generalmente per eseguire un singolo comando e che ha una gestione un po' diversa, un po' avanzata, che vedremo dopo. Poi ci sono new group, che è molto utile quando per esempio si vuole utilizzare una shell con uno dei propri utenti secondari. Prima abbiamo detto che l'utente primario è l'utente di default, però noi possiamo scegliere di utilizzare un utente secondario e lo possiamo fare grazie a new group. Poi sg, che è simile a new group, però esegue un singolo comando, quasi umanità. La differenza, appunto, che dicevamo tra su e su e sudo è che sudo consente di imporre delle molte limitazioni e quindi di consentire solo ad alcuni utenti di eseguire solo alcuni comandi, solo con alcune identità, richiedendo la loro password, la password di root, la password, un'altra qualsiasi password, oppure anche nessuna password. Sudo è diventato celebre con Ubuntu perché consentirebbe in effetti di diventare root senza impostare una password di root, quindi utilizzando una password sola. Questo in effetti non è un modo sbagliato di usarlo, ma non è il motivo per cui è stato creato. Il motivo per cui è stato creato è quello di gestire meglio la sicurezza e di non dare a un utente che ha bisogno di utilizzare solo un comando privilegiato i poteri per fare qualsiasi cosa. Questo è il file di configurazione di sudo, che si chiama sudoers, e che andrebbe editato sempre e solo con il comando vsudo, che nonostante il nome non utilizza per forza l'editor vi, ma comunque utilizza il vostro editor di default del sistema, quindi potrebbe essere anche nano. Quindi diamo un'occhiata molto veloce. Allora, command alias in questo caso è semplicemente uno shortcut per esempio i comandi alt, reboot, shutdown, eccetera, si chiama pippo, molto fantasia. Con default noi impostiamo alcune impostazioni di default riguardo come si deve comportare sudo, per esempio, vabbè, resetta le variabili di ambiente, questo ci interessa poco. Root password, questo qui serve per dire che di default quando un utente utilizza sudo, la password che deve essere richiesta deve essere quella di root e non quella dell'utente stesso. Questo può essere utile perché se si è su un server e qualsiasi utente può diventare root in qualsiasi momento, dovrebbe non essere una bella cosa, quindi chiedere di default la password di root è meglio. E l'ultimo praticamente serve a dire a sudo che quando un utente sbaglia a inserire la password, invece di un normale messaggio di errore, insulta l'utente. Con i due punti possiamo definire delle funzioni di default su base per utente. In questo caso noi diciamo che per l'utente Paul la richiesta della password di root deve essere disabilitata col punto nativo. Poi per i vari utenti diciamo che root può utilizzare il primo all da qualsiasi macchina, non è molto importante. Il secondo all indica che può diventare qualsiasi utente e il terzo che può utilizzare qualsiasi comando. Mentre vediamo che l'utente Paul, da qualsiasi macchina, può diventare solo root e può eseguire solo pippo, cioè l'alias che abbiamo definito prima, quindi solo alt, reboot e shutdown. Inoltre c'è una riga che inizia col percento, che indica un gruppo, quindi questo significa che tutti gli utenti che fanno parte del gruppo sudo possono diventare qualsiasi utente, possono eseguire qualsiasi comando e non gli viene richiesta la password per questo. Questa chiaramente è una cosa un po' pericolosa da fare, è solo un esempio per vedere le potenzialità che in effetti vanno al di là di questo, si possono fare tante altre cose, ma questo è solo un accenno. Altri comandi utili relativi agli utenti. C'è il comando id che stampa delle informazioni sull'utente che state utilizzando, quindi vi stampa user id, group id, reali ed effettivi, vabbè. Il comando whoami che stampa il nome dell'utente, e se avete visto Tron Legacy, viene usato anche nel film. Comando W che mostra la lista degli utenti loggati, questo è utile su un server se volete vedere chi c'è e che cosa sta facendo, poi i comandi stai seguendo in quel momento, usate W e vi mostra tutta la lista, vi dice anche da dove sono collegati. Groups che mostra la lista dei vostri gruppi e Last che mostra la lista degli ultimi accessi effettuati con tanto di data, metodo di accesso, eccetera. Detto questo, possiamo passare alla gestione dei permessi, diciamo. Cosa importante da dire
è che la gestione dei permessi, come poi vi spiegherà meglio, è gestita a livello di file system. Questo significa che voi potete utilizzare i permessi solo ed esclusivamente se siete su un file system che li supporta, quindi un file system, diciamo, ideato per Unix e sistemi simili. Quindi se avete una partizione FAT32 in TFS o una qualsiasi altra partizione di Windows, non avrete la gestione dei permessi e di fatto tutti i file avranno tutti i permessi abilitati di default. Ad ogni file inoltre è associato un proprietario, sono associati un gruppo proprietario e un utente proprietario, che si chiamano generalmente semplicemente proprietario e gruppo. E ci sono tre tipi di accesso che possono essere concessi ai file: accesso in lettura, scrittura ed esecuzione. E vengono assegnati all'utente, al gruppo e a tutti gli altri utenti. A seconda che questi permessi vengano dati a un file o una directory, hanno, diciamo, una funzione leggermente diversa. Nel caso del file è abbastanza facile: lettura, si può aprire e leggere il file; scrittura, si può modificare il file; esecuzione, se è un programma, può essere mandato in esecuzione. Nel caso delle directory invece significa che dare il permesso di lettura a una directory significa che si può leggere la lista dei file che contiene, il file delle directory che contiene. D'accesso in scrittura significa che si possono creare e cancellare e rinominare i file che contiene. Accesso in esecuzione dà la possibilità di attraversare la directory, cioè di accedere per esempio a sottodirectory o in generale, diciamo che quando voi volete dare i permessi di lettura a una directory, di solito si danno anche i permessi di esecuzione, altrimenti quello che intuitivamente noi definiremo come lettura non verrebbe in effetti garantito. Inoltre c'è un'altra categoria di permessi che si chiamano speciali, che vediamo dopo, sono relativamente utili. I permessi vengono rappresentati in due modi diversi, sotto forma di stringa o come numero ottale, in base a 8. Cioè. La rappresentazione sotto forma di stringa è abbastanza intuitiva. Sono 9 caratteri, divisi a gruppi di 3. I primi 3 identificano i permessi dell'utente proprietario. Il secondo gruppo di 3 identifica i permessi del gruppo proprietario e il terzo gruppo i permessi per tutti gli altri utenti. In questo caso il proprietario ha per esempio RMX, cioè sia i permessi di lettura, sia i permessi di scrittura, sia quelli di esecuzione. Il gruppo e tutti gli altri utenti invece non hanno il permesso di scrittura, perché al posto della W che ci dovrebbe essere c'è un trattino. La rappresentazione in formato ottale è leggermente più complessa, diciamo. Innanzitutto vediamo che sono 4 cifre, perché la prima viene utilizzata per i permessi speciali, che vediamo dopo. La seconda cifra invece sono i permessi dell'utente, e la terza cifra riguarda i permessi del gruppo e l'ultima i permessi di tutti gli altri utenti. Come si calcola questa maschera di permessi? I permessi di lettura valgono, diciamo, 4. I permessi di scrittura 2 e l'esecuzione 1, quindi si sommano questi numeri fino ad ottenere, nel caso di tutti e tre i permessi garantiti, il numero 7, 4 più 2 più 1, solo lettura ed esecuzione 2 più, 4 più 1, 5, e così via. Insomma. I permessi speciali sono anche loro 3, e si sono set user identifier. Questo viene dato generalmente agli eseguibili, per esempio un eseguibile di proprietà di root con questo bit abilitato consente a qualsiasi utente mandi in esecuzione questo programma di eseguirlo come se fosse root. Set group identifier funziona in modo molto simile, però solo per quanto riguarda il gruppo e non l'utente. L'ultimo in realtà è quasi inutile, soprattutto il suo caso di utilizzo con i file è assolutamente, non è stato mai implementato su Linux e oggi non ha nessun senso su nessun sistema. Su directory permette praticamente solo ai proprietari dei file presenti in una certa directory di eliminare o di rinominare quei file. Questo significa che se io sono proprietario di della directory pippo, non posso cancellare, se su quella directory è attivato questo bit, questo permesso, io non posso cancellare il file che contiene a meno che non sia anche proprietario di quei file. La loro rappresentazione è abbastanza simile a quella che abbiamo già visto. Nel caso della rappresentazione ottale, che forse a questo punto è più semplice, si utilizza la prima cifra e anche qui il SUID vale 4, SGD vale 2 e STD bit vale 1. Mentre nella rappresentazione
in formato stringa, un pochino più complicata, diciamo, il suo ID viene visualizzato come un S al posto dei permessi di esecuzione dell'utente. Il SGID viene visualizzato come un S al posto dei permessi di esecuzione del gruppo e lo StDBit viene visualizzato come una T al posto dei permessi di esecuzione di tutti gli altri. Queste possono essere minuscole o maiuscole. Se sono minuscole vuol dire che è stato attivato anche il permesso di esecuzione su quel file, in questo caso per esempio per l'utente. Invece qui vediamo che la S è maiuscola, questo significa che il permesso di esecuzione per il gruppo non è stato abilitato. Come si gestiscono i proprietari dei permessi dei file? Sono tre comandi principali. Primo serve per cambiare il proprietario di un file, il secondo serve per cambiare i permessi e il terzo serve per impostare la maschera di permessi di default di una certa cartella, di una certa directory. Per esempio, se noi vogliamo cambiare il proprietario della directory project e vogliamo impostarlo a Paul, proprietario Paul del gruppo John, per esempio, e vogliamo che questo venga fatto ricorsivamente per tutti i file, tutte le cartelle che questa che project contiene, possiamo utilizzare questo comando con meno R. Qui ci sono i due punti tra i due nomi di utenti, in effetti si possono usare anche altri caratteri, per esempio il punto. Se vogliamo modificare i permessi di un file o di una cartella, anche qui abbiamo il meno R che serve sempre per applicare le modifiche ricorsivamente. Poi, qui abbiamo una cosa che forse si capisce meno. Questo UGO, in effetti, significa User Group Others, sarebbe gli altri, diciamo. Meno V significa che toglie i permessi di scrittura a utente, gruppo e altri utenti. E aggiunge col più X, cioè aggiunge i permessi di esecuzione sempre agli stessi utenti. E questa notazione, diciamo, è utile soprattutto quando, come in questo caso, si vogliono modificare i permessi di più file ricorsivamente e si ha a che fare con delle directory, perché se noi impostassimo direttamente la maschera con il formato ottale, dovremmo o ci ritroveremmo a togliere i permessi di esecuzione delle directory e quindi a trovarci in difficoltà, oppure a dare permessi di esecuzione a file che non dovrebbero averli. Invece con questo sistema si riesce, per esempio, semplicemente a togliere, immaginate qui senza il più X, semplicemente a togliere i permessi di scrittura senza specificare, senza modificare gli altri permessi dei file. Formato ottale, vabbè, abbastanza semplice, imposta la maschera 477. Okay. New mask. Anche questo si può usare sia con i permessi in formato ottale sia con quelli in formato letterale. Formato letterale è più semplice, più intuitivo, che il nostro utente uguale RQX, gruppo RX, eccetera. Il formato ottale invece è un po', si capisce un po' meno, perché in effetti i numeri dei permessi che vanno messi qui non sono i permessi di default che vanno impostati, ma sono i permessi di default che non devono essere impostati. In questo caso, infatti, se noi lanciamo questo comando in una directory e poi creiamo un file, i permessi non saranno 022, ma saranno 0755, cioè vengono impostati tutti i permessi tranne quelli specificati qui, che in questo caso sono i permessi di scrittura per gruppo e per gli altri utenti. Poi, nelle altre lezioni vi hanno consigliato vari libri, io ve ne consiglio un altro. Questo, rispetto agli altri che sono comunque ottimi, ha il vantaggio di essere gratis e in italiano, quindi magari prima di comprare, di fare un investimento, potreste dare un'occhiata a questo che è gratuito e che è un libro abbastanza storico. Bene. Io ho finito. Se voi volete, avete altri dubbi, a proposito, qualcuno ha delle domande? Nessuno? Benissimo. Se hai altri dubbi, informazioni, se volete collaborare con noi per i prossimi eventi, potete iscrivervi alla nostra mailing list, venirci a trovare in sede, oppure venirci a trovare sul canale non ufficiale del Politecnico. Ragazzi, c'è qualche domanda? Nulla. Facciamo una pausa di 3 minuti.